Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi parleremo delle proprietà markoviane di due distopie mutate in ucronie che si stanno ritrasformando in distopie. Sì, c'è un legame markoviano tra alcune distopie ed ucronie. In questo podcast cercherò di dimostrarne la relazione. L'ultima spiaggia di Shoot, una distopia che il tempo ha trasformato in ucronia, un mondo distrutto da un olocausto nucleare nell'emisfero boreale, gradualmente per la circolazione meteorologica del pianeta, l'emisfero australiano ne rimane avvelenato. Il dramma dell'inverno nucleare e delle nubi radioattive raggiunge così anche la lontana Australia, dove la gente gradualmente si suicida per evitare di morire di stenti per malattie da radiazione. L'ultimo sottomarino nucleare americano lascia l'Australia, che si sta avvelenando per radiazioni. L'unità militare torna negli USA, un paese silente, desolato, devastato dalle radiazioni senza superstiti. Storie d'amore e rapporti umani colorano la trama, che si svolge con un timing interno in piena coerenza di hard sci-fi di Hugo Gernsback, causato appunto da un proscenio apocalittico che procede in modo autonomo ed implacabile. Un bel testo da leggere, triste, ma comunque la distopia è rimasta distopia per tutto il periodo della guerra fredda. Poi, dal 1991, per fortuna, il tempo ha trasformato la distopia in ucronia. Il giorno dopo di Riordan, la distopia è uno studio scientifico di brevissimo periodo sui tipi di guerre nucleari che sarebbero potute esplodere in uno scontro nucleare Patto di Varsavia contro NATO. Un testo che si apre e si chiude con un racconto che fece addirittura da opening al film Il giorno dopo. Lo studio di brevissimo periodo sugli effetti di un olocausto nucleare non esplora a lungo periodo, non essendo utile appunto esplorarlo, e rinvia all'ultima spiaggia di Shoot. Un bel testo da leggere, quello di Riordan. La distopia è rimasta distopia per tutto il periodo della guerra fredda. Poi dal 1991 il tempo ha trasformato per fortuna la distopia in ucronia. Ecco, ma la storia umana sta ritrasformando le due ucronie in distopie. Vediamo il perché all'interno di fasi e processi storici. Prima del 1945 il mondo ha vissuto nell'epoca delle guerre degli stati nazionali. Dal 1945 al 1989, l'era della guerra atomica e della guerra fredda, il mondo era bipolare, Patto di Varsavia contro NATO, uno scontro ideologico con alleanze longitudinali. È l'arco di tempo in cui ebbero a nascere le due distopie di cui vi ho parlato, una distopia narrativa, una distopia scientifica. Dal 1989 al 2001 il mondo divenne unipolare. Gli USA erano l'unica superpotenza sopravvissuta alla guerra fredda, che era stata vinta dalla NATO. Si aprì un periodo unipolare, USA sceriffo del mondo. Ecco, non perché gli Stati Uniti fossero buoni, ma perché si doveva svuotare i magazzini pieni di armi tattiche accatastate nella guerra fredda, per riempire i magazzini con nuovi e più moderni sistemi d'arma, quindi per mantenere il ruolo di superpotenza USA, e quindi si preparavano ad emergere nel frattempo Cina, India, Iran, Pakistan, Nord Corea, Russia, il ritorno della Russia, paesi petrolarevi, Africa subsahariana, eccetera. Dal 2001, con la Cina nel WTO, il mondo divenne multipolare: USA, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, India, Pakistan, Nord Corea, Sud Corea, Giappone, Iran, Israele, paesi petrolarevi, Africa. Ecco, in questo mondo del XXI secolo ci sono caratteristiche tipiche dell'epoca degli stati nazionali: sfere di influenza, guerre di prossimità e nuovi rischi come le guerre ibride. Ci sono elementi tipici della guerra fredda, come la proliferazione delle armi nucleari, tattiche, le frizioni lungo le sfere di influenza, i paesi proxy, eccetera. Il tutto però è pericolosamente immerso dentro ad un contesto di sovrappopolazione e danni al cambiamento climatico,
che però l'umanità per adesso finge che questi elementi, questi megatrend, non esistano. E quindi giungiamo al processo markoviano, che esiste tra alcune distopie ed ucronie, è proprio occasionato questo processo markoviano dal mutamento del contesto, quindi dalle peculiari caratteristiche del XXI secolo. Ecco, una distopia rimane distopia con il passare del tempo, oppure dopo un po' di tempo muta in ucronia. Nel nuovo stato di ucronia l'ucronia rimane ucronia, ma dopo un po' di tempo l'ucronia torna ad essere distopia. È un classico processo markoviano. Questo processo markoviano del cambio di stato da distopia ad ucronia e da ucronia a distopia vale solo per queste due distopie o per i testi simili sullo stesso tema. Il processo markoviano, che vi ho detto, non vale per altre classiche distopie che il tempo ha mutato in ucronie e come tali però sono rimaste. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire il podcast precedente Scrittura creativa, analisi su alcune distopie classiche di narrativa. Buona sostanza. Vi consiglio caldamente di leggere i due testi che vi ho citato, quanto di dare una sbirciatina al podcast www.climatechangewords.tk, altrimenti ecco, vi mancheranno gli strumenti per decodificare e comprendere gli eventi e la storia del XXI secolo, quanto non sarete capaci di scrivere di climate fiction. Ciao, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.